Tatuatori cucina. Yeah! Ciao a tutti di nuovo, sono Sergio Messina di Shop Tattoo Roma. Sempre per il progetto di Simone Tatuatori in Cucina presenteremo una nuova ricetta. Vi darà come al solito una mano mia moglie in cucina francese. Ciao! E la ricetta di oggi sarà peperoni con il tonno, con un contorno di patate. Voi direte sempre tonno? Sì. Nel periodo di quarantena abbiamo comprato un sacco di scatolette di tonno e le dobbiamo finire. Allora, io direi di partire presentando tutti gli ingredienti e i prodotti che occorrono. Naturalmente serviranno dei peperoni. In questo caso abbiamo un peperone molto grande, quindi per due persone, per me e Francesca va più che bene, anche perché poi andremo a riempirlo. Poi ci servirà naturalmente del tonno, dei capperi che poi andremo a dissalare, questi sono sotto sale, delle olive taggiasche, del pan grattato oppure, se preferite, anche del pane secco che potrete poi andare a sminuzzare, del pepe, del sale naturalmente, dell'olio che adesso non abbiamo qui ma comunque ci occorrerà, e poi avremo le patate che andremo a tagliare sottili perché le faremo in teglia con del pan grattato. Allora, prendiamo il nostro peperone, lo dividiamo esattamente in due. Vi consiglio di guardare il peperone in modo da dividerlo che abbia, diciamo, delle parti che si possano riempire bene, quindi giratelo un pochino e vedete qual è la parte migliore per tagliarlo. In questo caso mi sembra questa. E un'altra cosa poi importante durante questo taglio è che praticamente cercate di mantenere il picciolo del peperone intatto e lo dividete in due, così come ho fatto io in questo momento. Una volta diviso il peperone andremo a togliere con delicatezza, senza rovinare il peperone, i semini e queste parti, diciamo, un po' più bianche, anche questa leggermente, senza bucare il peperone. Quindi tutti i semi cerchiamo di toglierli bene. Ecco fatto. Togliamo tutti i semini per bene. E praticamente siamo pronti per riempire il nostro peperone. Abbiamo i nostri capperi che abbiamo dissalato, abbiamo tirato fuori le nostre olive taggiasche e andiamo a mischiare il tutto, perché questo poi sarà il condimento che andremo ad aggiungere al tonno. Iniziamo a sminuzzare tutto questo. Allora, cerchiamo chiaramente di sminuzzarlo abbastanza bene. Ecco qui, non deve essere troppo fino ma nemmeno troppo grossolano, ed è pronto olive e capperi. Mettiamo da una parte, prendiamo una ciotolina, ci mettiamo dentro due cucchiai belli colmi di pan grattato. Ecco qui, ecco il nostro pan grattato, ci aggiungiamo un pochino di acqua, questo è un quartino, quindi sarà circa poco più di un dito di acqua. Andremo a mescolare un po' tutto, la consistenza deve essere non di una crema, ma di un pan grattato leggermente inumidito. E quindi poi il risultato deve essere questo qui. A questo punto prendiamo la nostra ciotola con il tonno che abbiamo già preparato e ci andremo a mettere sia le olive con i capperi e un pochino di prezzemolo che abbiamo aggiunto e anche il nostro pane che abbiamo appena preparato. Chiaramente andremo a mischiare bene il tutto.
in modo che sia tutto bello amalgamato. Il consiglio è quello di prendere una forchetta e sminuzzare bene tutto premendo, in modo che il condimento e il pane si vadano a mischiare benissimo con il tonno. Siamo pronti per riempire i peperoni. Prendiamo un cucchiaio, prendiamo il ripieno e piano piano cerchiamo di riempirli in maniera uniforme. Premiamo un pochino tutto il ripieno in modo che vada a riempire tutte le cavità e le parti del peperone. Il risultato finito deve essere questo, quindi i peperoni uniformemente ripieni. Prendiamo poi del pan grattato e andremo praticamente a ricoprire i nostri peperoni con un sottile strato di pan grattato. Ecco fatto. Siamo pronti per mettere i nostri peperoni in forno. Teglia, carta forno, un pochino d'olio dove andranno i peperoni, ma proprio un goccino appena appena. Vi consiglio di mettere i peperoni qui in alto sulla teglia, perché poi andremo a mettere le nostre patate. Le patate andranno messe dopo, perché i peperoni dovranno stare in forno per circa un 35-40 minuti. Allora, prepariamo adesso il nostro contorno. Prendiamo delle patate. Queste sono delle patate con una pelle molto sottile, quindi lasciamo anche la buccia, e le andiamo a tagliare in maniera abbastanza sottile, senza esagerare. Allora, sono passati 20 minuti, abbiamo tirato fuori i nostri peperoni dal forno. Prendiamo un pochino d'olio, mettiamo un pochino d'olio di fondo sempre sulla carta forno e andiamo a disporre le nostre patate, sovrapponendole un pochino. Eccole qua. Perfetto. Un pochino poi di pepe e di sale. Ecco qua. Prendiamo un pochino di sale. Perfetto. Una spolverata di pepe se vi piace. A me piace molto, quindi ce ne metto parecchio. Poi prendiamo il pan grattato, le ricopriamo di pan grattato perfetto, poi sempre un filo d'olio sopra. E rimettiamo in forno tutto per altri 20 minuti. Ecco Francesca che mi aiuta a tirare fuori la teglia dal forno. Tutto pronto, prendiamo il nostro peperone, eccolo qua, le patatine,
ragazzi, i nostri peperoni e le patate sono pronti. Buon appetito a tutti. Signori, ci siamo divertiti anche questa volta, spero vi piaccia questa ricetta. Andiamo a mangiare questi buonissimi peperoni da me e da Francesca. Grazie di tutto, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao a tutti. Thank you.